Benché un'eruzione esplosiva che formi una nuova caldera sia altamente improbabile, una parte di Napoli e sei comuni flegrei poggiano su un sistema vulcanico attivo. Sono dove non dovrebbero essere. La storia del quartiere napoletano di Bagnoli è in questo senso esemplare e ve la raccontiamo in breve. Sin dagli inizi del Novecento, sia lo Stato italiano che l'imprenditoria privata decisero di farne un'area di sviluppo economico e di ingenti investimenti industriali, ignorando il suo carattere di sistema naturale ad alta pericolosità vulcanica. Occorre ricordare che all'epoca il fenomeno del bradisismo in atto ai Campi Flegrei sin dall'epoca romana non aveva processi in corso e l'eruzione del Monte Nuovo del 1538, l'ultima in quell'area, era per lo più un ricordo sbiadito. Per sfruttare i benefici della legge speciale per Napoli del 1904, a partire dal 1906, lungo la costa del Golfo di Pozzuoli, viene costruito un impianto siderurgico che sarà inaugurato nel 1910. L'ultimo altoforno in attività di quello che passerà alla storia come l'Italsider di Bagnoli viene spento nell'autunno del 1990. All'epoca dell'ideazione e costruzione di questa imponente fabbrica, su una superficie che raggiungerà un'estensione massima di 2 km quadrati nel 1977, non esisteva affatto la consapevolezza né nella società civile né fra le autorità italiane di aver eretto uno dei più grandi complessi industriali italiani nel settore occidentale di quella che è la attuale zona rossa dei Campi Flegrei. Le attività di questa fabbrica hanno occupato quel tratto di costa per 80 anni, durante i quali nella vicina Pozzuoli si sono verificati due importanti fenomeni bradisismici 1970-72 e 1982-84 con due sollevamenti di 1,70 e 1,85 metri ed un altro fenomeno bradisismico che tuttora è in corso a partire da fine 2005. Per ricordarcene, nel marzo del 1970 circa 6.000 persone fu ordinato di evacuare il rione terra di Pozzuoli, anche se poi furono solo un migliaio i cittadini puteolani a farlo. L'impianto siderurgico di Bagnoli, i cui resti sono ormai archeologie industriali, è stato dunque ed è l'emblema della inesorabile tendenza dell'uomo a lasciare potenti impronte su qualsiasi ambiente del pianeta, marcate dalla tecnologia di un certo periodo storico, anche laddove i sistemi naturali, in questo caso vulcanici, lo sconsiglierebbero fortemente. E la zona rossa è proprio lì a dimostrarcelo.